Buonasera. Io vi ringrazio molto per la vostra accoglienza e, come ha detto la moderatora Maria Bonafede, Maria carissima, fra me e l'esperienza e cammino delle comunità valdesi e metodiste c'è una storia lunga, personale, che affonda negli anni, anche con una generazione precedente. Abbiamo parlato prima, abbiamo fatto prima il nome di Valdo Vinai. Per cui io sono onoratissimo di essere qui come amico, di essere qui come cristiano, ma anche di essere qui come Ministro della Repubblica e di portarvi il mio personale saluto, il mio personale saluto al Sinodo Valdese che è iniziato ieri, oggi, che insomma è iniziato, questo è importante che sia iniziato, il mio personale saluto, ma anche il saluto del Presidente Monti, proprio perché noi siamo convinti che il contributo della Chiesa Valdese al nostro Paese è un contributo importante, di testimonianza del Vangelo, ma anche un contributo importante di testimonianza di libertà. Negli ultimi decenni, laddove si sono giocate grandi battaglie, grandi crisi del nostro Paese, noi abbiamo sempre sentito la testimonianza e la voce dei valdesi parlare nel senso più profondo e più chiaro dei diritti dell'uomo. E soprattutto io devo ringraziarvi per il lavoro che voi avete fatto, e ascoltando oggi ho capito meglio, nei confronti dell'immigrazione, non solo come servizio di accoglienza o di integrazione agli immigrati, ma attraverso l'integrazione delle vostre comunità. Io credo che noi tutti conosciamo come anche uno shock faticoso e benefico l'inserzione di persone che vengono da altre culture, da altri mondi, nelle nostre comunità, in comunità che magari sono piccole, che magari hanno una tradizione tra loro familiare e che si debbono aprire ad altri mondi. E vorrei anche ringraziarvi, e poi ho finito con i ringraziamenti e comincio invece con le domande, e vorrei anche ringraziarvi per la partecipazione autorevole, generosa, la moderatora, il professor Naso e altri, alla conferenza Religioni, Cultura e Integrazione che io ho voluto aprire, proprio perché credo, abbiamo fatto 2-3 riunioni, proprio perché credo moltissimo al ruolo che le comunità religiose del nostro Paese hanno nel processo di integrazione. Il mio intervento si vuole soffermare su due aspetti, ma già il professor Naso mi ha sfilato parecchie schedine e meglio è. Noi da che cultura veniamo rispetto al fenomeno migratorio? Noi veniamo dalla cultura dell'invasione, nel senso che esiste un'Europa ricca, esiste una bella Italia, esiste un sud povero, c'è una spinta demografica e si viene nel nostro paese. Ci sono gli sbarchi dal sud, ma abbiamo avuto negli anni 90 gli sbarchi dall'est, ricordatevi il caso albanese, una cultura dell'invasione, di cui lo sbarco è l'espressione tipica. Vorrei dire Lampedusa è il luogo. Ho voluto andare a Lampedusa per verificare la situazione all'inizio dell'anno, proprio perché prevedevo una serie di sbarchi che poi in realtà sono stati molto ridotti, con il Ministro dell'Interno, e ho constatato, ahimè, le condizioni inagibili dei due centri. E immediatamente ho rilasciato una dichiarazione dicendo che quei due centri dovevano essere messi a posto. E parlando anche con la gente di Lampedusa,
mi sono reso conto di come una non gestione del fenomeno migratorio possa innescare nelle popolazioni dei processi che non condividiamo, che non giustifichiamo, ma che dobbiamo capire. Quando viviamo l'immigrazione come un'invasione o l'immigrazione come una pioggia. Qual è stata allora la caratteristica di lungo periodo, e tu lo dicevi, della nostra politica? L'emergenza. L'emergenza Albania, l'emergenza migratoria, l'emergenza Sud, e abbiamo avuto l'emergenza che è stata l'emergenza della primavera araba, e abbiamo ancora 50.000 persone rifugiati ex Libia che attendono in una situazione ibrida una loro sistemazione. Ora io credo che la cultura dell'invasione è una cultura profondamente sbagliata, non rappresentativa del fenomeno migratorio, ma anche non rappresentativa dell'interesse nazionale italiano. E qui io non parlo in quanto cristiano, non sto parlando di accoglienza, anche se questa prospettiva è viva in me, è la mia vita, è la mia storia, ma sto riflettendo ragionevolmente sulla realtà del nostro paese. L'emergenza e l'invasione non esistono. Gli sbarchi nel 2012 sono stati abbastanza contenuti rispetto a quelli del 2009 e del 2010. Nei primi tre mesi del 2012 sono sbarcati 1.400 stranieri ed erano stati nel 2011 20.000. E come avete potuto seguire sui giornali o alla televisione, durante l'estate non abbiamo assistito a un incremento notevole di approdi di clandestini. È forse un frutto del governo Monti? Che gli immigrati non vengono più, è frutto del rigore un po' professorale del nostro paese, per cui gli immigrati sfuggono. Io credo che noi non siamo presenti, non ci troviamo alla presenza di un fenomeno di invasione, ma siamo in presenza del rischio abbandono degli immigrati. C'è stato il censimento svolto dall'Istat, che ha evidenziato una diminuzione degli stranieri di oltre 1 milione di persone. Forse questo non è realistico, forse ci sono degli errori macroscopici, ma dobbiamo dire che da 500.000 a 300.000 stranieri obiettivamente se ne sono andati dal nostro paese. E questo è un fatto notevolissimo. I grandi semplificatori, perché qui, cari amici, e io conosco anche la vostra inquietudine culturale che non vi fa accettare le semplificazioni, i grandi semplificatori dicono se ne sono andati, e lo ripeteva anche qualche uomo politico oggi, non voglio dire che è un semplificatore, e lo ripeteva, se ne sono andati perché non c'è lavoro. Le situazioni sono molto più complesse. Sono molto più complesse e voi sapete bene che una parte del lavoro che c'è in Italia non viene fatto dagli italiani. Noi abbiamo una segnalazione di almeno 300.000 vuoti, abbiamo le continue denunce dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese che parlano di rischio di 400.000 posti, di lavori, macellai, agricoltori, coltivatori di fiori, falegnami, idraulici, via dicendo, che gli italiani non fanno e non vogliono fare. Ma allora, dove sono andati questi 300.000, 500.000 immigrati? Sono andati, in parte sono tornati nei loro paesi, certo, ma una parte è andata in altri paesi europei, e qui tocco il punto che Naso mi ha lasciato, e che poi per uno sviluppo
dovremmo passare al professor Garrone, che mi sembra che sia quello che deve elaborare il patto. Non so quale patto, ma insomma. Ecco, voglio dire, se ne sono andati in altri paesi europei portando le loro competenze acquisite in Italia, perché il nostro paese aveva un'offerta limitata di integrazione. Perché, cari amici, tu l'hai detto, ma quando uno desidera, domanda un accesso al permesso per lungo residente, 5 anni, deve aspettare 1 anno e più per averlo. Voi dite, ma come fate a percepire questo? Io ho un caso. Una persona che tanti anni fa, un bangla, lavorava a casa mia. È venuto con la moglie, ha avuto figli, ha lasciato il lavoro domestico, ha messo su un'impresa, ha avuto un futuro prospero e poi si è trasferito in Inghilterra. Perché mi ha detto, questo lo trovo un paese razzista. Esagerava? Non esagerava? Però dobbiamo cambiare prospettiva. Dobbiamo cambiare prospettiva, perché il problema è passare dalla cultura dell'invasione alla cultura dell'integrazione. E l'Unione Europea considera l'immigrazione come una risorsa per favorire lo sviluppo e la crescita economica degli Stati membri. Ce l'hai detto tu, ce l'ha detto lei. È un'occasione vicendevole per chi viene nel nostro paese, che ha un interesse a venire qui, tante volte una necessità, ma è anche un'occasione decisiva per il nostro paese. Questo governo, nominando un ministro dell'integrazione e della cooperazione, ha voluto, ha tentato di operare una svolta in questo senso. Io non vi verrò qui a fare la lagna delle difficoltà che ho incontrato, perché quando uno accetta un incarico di questo tipo deve dire che deve mettere nel conto le difficoltà, o è terribilmente ingenuo. Può darsi che io sono terribilmente ingenuo, ma chiaramente si tratta di un problema culturale, di un problema politico, di un consenso di tutte le forze politiche che oggi reggono questo governo, ma si tratta anche di un impatto fortissimo con quella che è la complessità dell'amministrazione dello Stato, perché le dinamiche che lei descriveva sui permessi di soggiorno, sulle attese, corrispondono a una mentalità che è la risposta all'invasione. Noi l'immigrato dobbiamo guardarlo in una prospettiva di sospetto. Io ogni volta che vado nelle varie province italiane e presiedo il consiglio provinciale presso la prefettura dell'immigrazione dico: ma perché noi, gli immigrati che chiedono un loro diritto, dobbiamo farli attendere in un modo umiliante ore, giorni, file, e inviare loro un messaggio subliminale, che non è un messaggio di legalità, ma è il messaggio: voi siete qui, ma siete di troppo, e noi vi concediamo il piacere di essere qui, e voi siete qui in maniera discrezionale.